In Veneto può succedere di tutto, la situazione è inaspettata. Flavio Tosi ormai sull'orlo della scissione dalla Lega, oggi a Milano ha parlato per un'ora al ristorante con Matteo Salvini. Incontro interlocutorio, ha detto alla fine, mentre il segretario lo definiva utile. Io ho ribadito che io sono disponibile a ragionare con tutti, basta che non si litighi. Ecco. Se si litiga, se si fa un regalo a Renzi che non ha bisogno di altri regali, se si lavora insieme, per Zaia non c'è nessun tipo di problema. Ha concesso qualcosa a Tosi per evitare lo strappo, magari il ritiro del commissariamento? Siamo mica qua al mercato, eh. Siamo adulti vaccinati, Tosi è un ottimo sindaco, Zaia è il miglior governatore d'Italia, Salvini li aiuta a dialogare. Incazzato ma lucido, si è detto il sindaco di Verona, è una bella giornata, non abbiamo litigato, la versione del capo del Carroccio, che non rinuncia alla zampata. Sono soddisfatto anche perché ho in mano gli ultimi sondaggi che dicono che Zaia vince, qualunque sia la coalizione che lo sostiene. Anche contro Tosi, dunque, se il dissidente alla fine decidesse lo strappo e la candidatura a governatore del Veneto con l'appoggio già garantito dell'NCD. Passaggio decisivo, tra poco a Noventa Padovana, sarà la riunione del direttivo della Liga Veneta con il segretario Tosi, che può contare su 18 voti contro 14, alle prese con il commissario salviniano Giampaolo Dozzo, pronto a bocciare le liste elettorali che il sindaco vuole proporre, anche con una sua lista esterna alla Lega ma di appoggio a Zaia. Un no che è un solo un pretesto per Tosi, visto che da Maroni in giù nella Lega non è inedito l'uso di liste civiche per rafforzare una candidatura. Ma a Tosi è arrivato l'out-out. Lasci la sua fondazione e ricostruiamo il paese entro lunedì o lasci la Lega, ha tuonato Salvini. E soprattutto per Tosi non sta né in cielo né in terra il commissariamento della Liga, deciso lunedì a Milano dal Consiglio federale, in vista del voto regionale di maggio. Stamattina il segretario aveva promesso moderazione, ognuno deve cedere qualcosa, si troverà un accordo di buon senso, non siamo una caserma, ognuno ha sensibilità diverse, ma l'obiettivo è proseguire l'esperienza con Zaia. Domani Salvini andrà ad Arcola ad incontrare Silvio Berlusconi, se cosa abbia ceduto non è chiaro, ma lo strappo con Tosi non sembra affatto ricucito. Ci prova Maroni con un ultimo appello, Tosi sbaglia se vuole andare fino in fondo, se esce farebbe un danno a sé e alla Lega. Un passo verso la secessione è stata la formazione da parte di consiglieri fedeli al sindaco di Verona di un gruppo autonomo in consiglio regionale, mossa che consentirebbe a Tosi di candidarsi a governatore senza raccogliere le 12.000 firme previste dalla legge elettorale veneta. Non ho deciso di lasciare la Lega, tira un po' il freno stasera Tosi, ma il commissariamento è una ferita profondissima e una decisione inaccettabile. Spero che il Consiglio federale riconsideri una scelta sbagliata.